Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, replica le dichiarazioni delle opposizioni sugli spazi disponibili presso la struttura Stella Marina. Siamo pienamente d'accordo con il consigliere Roberto Rugolotto che è fondamentale dedicare grande attenzione a tutte quelle famiglie che, per ragioni diverse, non riescono a prendersi cura come dovrebbero e vorrebbero dei loro cari direttamente a casa. Proprio per questo motivo, dice De Zotti, ci siamo attivati subito dopo il nostro insediamento con l'obiettivo di incrementare i posti letto presso la RSA Stella Marina di Jesolo. Questa amministrazione è riuscita a ottenere l'incremento di ulteriori 6 posti letto convenzionati per Jesolo, mentre sta proseguendo l'iter burocratico per l'autorizzazione dei lavori di ampliamento dell'immobile. Cambiamo argomento. Ai vigili del fuoco comandati nel nostro territorio bisogna garantire le stesse opportunità di poter avere a disposizione gli alloggi di servizio a canone agevolato messi a disposizione dagli enti pubblici veneziani, lo afferma la segreteria SICET responsabile territoriale di Venezia, Victoria Pistol, intervenendo su un tema molto importante per chi garantisce la sicurezza dei cittadini nella nostra provincia. Il problema degli immobili in affitto è sentito perché c'è carenza di proposta abitativa. Il SICET Venezia chiede alla città metropolitana di adoperarsi perché si arrivi a ottenere quei risultati per far fronte alle necessità dei vigili del fuoco comandati, anche attraverso degli accordi bilaterali tra il comune e il corpo territoriale degli stessi pompieri. Passiamo ora alla pagina della cultura. Con Paolo Portoghesi l'Italia perde un impareggiabile maestro dell'architettura postmoderna. La sua arte, le sue intuizioni, il suo genio rimarranno per sempre nel patrimonio di un'arte come l'architettura vissuta e praticata non solo per creare il bello, ma anche per realizzare opere dalle caratteristiche peculiari e uniche. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime il suo cordoglio per la scomparsa del grande architetto Paolo Portoghesi. Di lui, prosegue Zaia, anche il Veneto conserva un ricordo concreto di una presenza prestigiosa, a cominciare dalla direzione del settore architettura della Biennale di Venezia, cui fu chiamato nel 1979, fino alla costruzione del teatro nel mondo su una barca ormeggiata nel bacino di San Marco che poi navigherà fino a Dubrovnik. Parliamo ora di sport con il calcio. Il Venezia Football Club comunica di aver esercitato l'opzione per il rinnovo del contratto del portiere Bruno Bertinato, da oggi legato al club fino al 30 giugno 2024. Bertinato, classe 1998, è arrivato al Venezia nel gennaio 2019. Nella stagione di Serie B appena conclusa ha registrato 3 presenze, contribuendo alla vittoria in casa del Venezia contro la Ternana grazie a un'eccellente prestazione che gli è valse il titolo di MVP della giornata 15 del campionato 2022-2023. A livello internazionale, Bertinato vanta 2 presenze con la selezione brasiliana Under 17. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.